Cari amici, cari amiche, ben risvegliati, buongiorno e ben ritornati al nostro appuntamento del mattino per meditare sulla parola del Signore. Il versetto che leggerò questa mattina lo troviamo all'interno dell'epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 4, versetto 19. Paolo scrive così: «E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù». Attenzione a non fraintendere questo versetto, perché potrebbe sembrare che qualsiasi nostra richiesta venga alla fine accolta da Dio e che quindi Dio debba per forza rispondere a tutte le nostre domande, a tutte le nostre necessità. Non che queste non siano giuste, ma si può appunto inciampare in questo errore. Il versetto appunto ci dice che Dio supplirà, quindi verrà in soccorso, aiuterà, affinché appunto possa essere soddisfatto ogni bisogno. E parla di secondo le sue ricchezze e con gloria. Ovviamente le ricchezze di Dio sono infinite, sono inestinguibili, sono potenti. Allora cosa significa questo versetto? Beh, già l'Apostolo Paolo nella sua vita ha sperimentato talvolta quella rinuncia che ogni cristiano deve accettare nella sua vita. Prima o poi capita. Paolo aveva chiesto di guarire dalla sua condizione di sofferenza per gli occhi, ma il Signore gli ha risposto: «La mia grazia ti basta». Ciononostante, Paolo ha mandato avanti un'opera missionaria importantissima. Paolo non si è scoraggiato. Nonostante Dio gli abbia appunto negato una condizione migliore di salute, ripeto, non c'è nulla di sbagliato in questo, Paolo ha saputo accettare e per fede è andato avanti. Dio lo ha sostenuto ugualmente, in un altro modo. Lo ha sostenuto appunto spiritualmente. Gli ha dato una forza spirituale appunto da mandare avanti un'intera opera, un'opera difficilissima, tra mille peripezie, tra mille disagi. Però Paolo è stato un grandissimo servo del Signore. Allora incominciamo a vedere questo versetto più sul lato spirituale che sul lato materiale. E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno. Sì, ad ogni nostro bisogno principalmente spirituale, perché questa è la cosa più importante. Secondo le sue ricchezze e con gloria. Ogni qualvolta noi appunto siamo riconoscenti a Dio, ogni qualvolta noi camminiamo con Lui, automaticamente con le nostre buone azioni, che anche gli altri osservano, diamo gloria al Signore, al nostro Signore Cristo Gesù. Bene, con questo versetto io vi saluto e vi auguro una bellissima giornata, sempre accompagnati dal nostro Signore Gesù.